trattamento del cranio sembra sempre qualcosa di misterioso per quanto riguarda l'osteopatia e il mondo delle varie terapie complementari. Questo principalmente per la non concordanza delle idee riguardanti lo stato dell'arte di tale pratica. In osteopatia, la sfera craniale è stata al centro degli studi di William Sutherland, un osteopata americano che tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento valutò quella che poi sarebbe diventata la respirazione primaria, ovvero un modello per riconoscere disfunzioni legate al movimento dei vari tessuti del corpo. Ad oggi il movimento del respiro cranico viene studiato per riconoscerne l'origine e per standardizzarne, non senza grandi controversie, quello che avviene tra l'osteopata, le sue mani e il cranio del paziente. Il cranio stringe rapporti anatomici e funzionali con tutto il corpo, ad esempio per via neurologica, quindi il sistema nervoso, le meningi e i nervi cranici, o per via muscoloscheletrica, considerando l'articolarità della colonna e i vari collegamenti con la muscolatura pericranica. Sebbene ad oggi sia difficile dimostrare un movimento rilevante delle strutture craniche, si devono anche considerare le suture, ovvero le articolazioni tra le ossa craniche, che possiedono una proprietà di modulazione e assorbimento degli stress meccanici, con probabili effetti sulla muscolatura e le fasce ad esse collegate. La parte cranio-mandibolare è ampiamente trattata anche manualmente nei disturbi della masticazione, nella deglutizione e nella funzione dell'articolazione temporomandibolare. Anche nei neonati il trattamento del cranio è molto diffuso. Come ogni altra struttura del corpo, il cranio in ogni suo aspetto può essere soggetto a disfunzione e come tale è giusto che venga inserito nel contesto del trattamento globale del sistema del paziente al fine di identificarne l'origine.